Allora, David, è arrivata la prima sconfitta in Europa League. Ah, in Europa League. È arrivata la prima sconfitta in Europa League, ma è già la quarta sconfitta nella Gatton League. Noti dei miglioramenti la squadra? Beh, di sicuro i miglioramenti anche da parte mia, della squadra in generale. Beh, la prima sconfitta con una squadra molto forte, però sono sicuro che con molto allenamento potremo andare avanti bene, potremo proseguire molto bene nell'Europa. E secondo te cos'è che non va in questa squadra? È la difesa, non siamo molto bravi avanti, devo puntare sulla difesa per forza. Vabbè, auguro a lei e alla sua squadra di Grazie. migliorare. Anche io come interpristatore noto dei ottimi miglioramenti, Grazie. soprattutto la prima sconfitta per 9-1. Oggi avete avuto un Già un avversario migliora. abbastanza tosto e vi auguro il meglio. Grazie, grazie. Allora, grandissima prova dopo per te e la vostra squadra, ma soprattutto grandissima prova tua. Finalmente ti sei sbloccato. Qual è il tuo segreto? Ma non c'è nessun segreto, peccato le prime partite sono andate un pochino così, ho avuto un po' di difficoltà sotto porta, sono un po' magari la pressione di partite un po' più importanti prima. Oggi diciamo ce la siamo presi un po' più tranquilli e diciamo, penso che il segreto sia proprio nella squadra, nel stare più sereni, più affiatati tra di noi, eravamo più a nostro agio oggi. Allora, dopo questa vittoria per 12-4, una sontuosa vittoria, quali sono le vostre ambizioni per questo girone? E sicuramente le nostre ambizioni sono quelle di passare tra le prime squadre, addirittura vorremmo vincere questo Europa torneo, League. questa Europa League. Vorremmo sicuramente passarla perché penso che ce la meritiamo. E volevo sapere se avete qualche rammarico, dato che oggi avete dimostrato di essere fortissimi, che magari vi meritavate la Champions League. Sicuramente questo è il rammarico che abbiamo di squadra, tutta la squadra. È un peccato, ma comunque siamo qui per divertirci e ci divertiamo comunque anche in Europa League, sono sempre squadre comunque interessanti anche in questa divisione, penso che possiamo divertirci comunque. E vabbè, volevamo fare i complimenti per quel gesto di fair play dopo l'errore del portiere della squadra avversaria e vi auguriamo il meglio per questo Ciao, torneo. grazie.